Ben ritrovati. In questo numero di Parliamone Online due importanti appuntamenti. Il primo, la costruzione del trono papale. Cominceremo con questa puntata a seguire come viene costruita la cattedra papale che verrà donata dall'ASD Sedia, l'Agenzia per lo Sviluppo della Sedia, a Papa Benedetto XVI il 2 di maggio in occasione della messa per l'ostensione della Sacra Sindone. La seconda parte del programma invece è dedicata alla 32esima edizione della maratonina Città di Gorizia. L'ostensione della Sindone è uno dei più grandi eventi legati al mondo cattolico, ma è anche molto importante per gli aspetti storici, simbolici e culturali. Dal 10 aprile al 23 maggio sarà possibile vedere nuovamente la Sindone dopo l'operazione di restauro conservativo e nella giornata del 2 maggio il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha programmato la sua presenza a Torino per la concelebrazione della Santa Messa che sarà trasmessa dalle televisioni internazionali. Per tale solenne cerimonia il distretto della Sedia donerà all'Arcidiocesi di Torino il trono papale da utilizzare durante la Santa Messa del 2 maggio e poi utilizzata nella sede arcivescovile di Torino in occasione delle udienze cardinalizie. Molte aziende del distretto hanno offerto la propria esperienza per dar vita al progetto dell'architetto Ivan Vergendo denominato il trono della trasfigurazione. Ma sentiamo cosa ne pensa Giusto Mauric, presidente di ASD Sedia. Beh, devo dire con soddisfazione, ripeto, di sì, perché possiamo sicuramente affermare che è la prima volta che c'è una seduta del distretto della Sedia dove un intero sistema collabora e si organizza su un progetto comune e sicuramente su una soddisfazione che va ben oltre il fare la sedia. È una sedia dove ce la vedranno in mondo visione, dove verrà donata al Santo Padre che spiritualmente, ufficialmente è la persona insomma più importante che noi possiamo avere in questo momento nel mondo. Naturalmente c'è anche molto orgoglio in questo lavoro. Beh, certamente, ripeto, oltre ad avere l'orgoglio di dimostrare le proprie capacità, la bravura nell'organizzare, nel fare, anche in tempi brevi, perché praticamente in 30 giorni va fatta, costruita con tutti i problemi tecnici che ci sono, fin dal trovare il materiale che ha un certo spessore di importanza, il colore, la venatura deve essere giusta, tutte queste cose tecniche, alla soddisfazione di fare questa sedia appunto per il Santo Padre che va ben oltre le cose materiali. Insomma, ecco, qui abbiamo una tradizione cristiana da sempre e questo insomma ci rende orgogliosi.